Benvenuti a tutti. Oggi parliamo in questo Quick Lab di ACAB di MailStore e parliamo di come si contano, come si calcolano le licenze di MailStore. È un argomento piuttosto gettonato e spesso non troppo chiaro o esplicitato nella documentazione, quindi vediamolo in diretta. Allora, MailStore di lavoro archivia la posta. Ci sono due incarnazioni di MailStore: MailStore Server e MailStore SPE. SPE sta per Service Provider Edition ed è un po' il fratello maggiore di o il papà di MailStore Server. Tra i due prodotti fanno la stessa cosa, sempre si occupano di archiviazione della posta, ma le licenze dei due prodotti funziona in maniera diversa. Di cosa bisogna tenere presente quando si calcolano le licenze, quando si calcola il numero di licenze che ci serve per MailStore? Dunque, noi archiviamo degli indirizzi di posta, oppure potremmo decidere di tener conto degli indirizzi. Allora, qualcuno mi dice che non vede le slide? Ah, un attimo, allora scusate. Errore mio, grazie di avermelo segnalato. Facciamo così, ricominciamo. Allora, meglio adesso? Ok, perfetto. Allora facciamo così. Fatemi fermare la registrazione. Benvenuti a tutti a questo Quick Club di ACAB. Oggi parliamo di MailStore Server e MailStore SPE, sono due incarnazioni dello stesso prodotto, che differiscono per il tipo di licensing e anche per altre cose. Però vediamo oggi qual è la differenza a livello di licenze. Allora, quando dobbiamo calcolare il taglio di licenze, il numero di licenze che ci serve per il nostro MailStore Server o MailStore SPE, dobbiamo tener conto di diversi parametri. Per esempio, noi potremmo contare gli indirizzi di posta, quanti indirizzi di posta abbiamo che dobbiamo archiviare, oppure possiamo tenere presente, contare il numero di utenti del nostro server, che non necessariamente corrisponde al numero di indirizzi di posta, oppure possiamo tenere presente quanti archivi ci sono quanti archivi di posta teniamo conservati nel nostro MailStore. E se contiamo gli utenti o gli indirizzi di posta, in che modo contiamo delle caselle che non hanno magari un utente fisico, una persona collegato con per esempio le caselle pubbliche condivise? Ok, di tutti questi fattori si tiene conto quando si calcolano il numero di licenze di MailStore Server e SPE. Allora, teniamo presente che quando io creo un utente in MailStore, anche un archivio di posta viene creato. Ok, quindi se io vi faccio vedere, giustamente l'ultima finestra, se io sono in MailStore SPE per esempio e ho delle istanze, per esempio questa, mi collego e mi collego e creo un utente. Automaticamente verrà un utente di MailStore. Mi vado qua. Ovviamente è molto probabile che gli utenti siano creati in maniera diversa. Io qui ho sia un utente che un archivio che si chiama Giovanni. Okay? Nel momento in cui creo questo utente, di cosa devo tenere presente per il conteggio delle licenze? Dell'utente o dell'archivio?
Nell'archivio, inoltre, ci possono essere più cartelle. Ciascuna cartella può corrispondere a un job di archiviazione, a un indirizzo di posta. E al di là di tutte le considerazioni sul taglio di licenze, devo tenere sul numero di utenti, devo tenere presente anche il fatto che Mailstore SPE, come anche server, abbiamo visto poco fa, andando qua in proprietà, prevede che ci siano dei permessi sugli archivi, in questo caso, in lettura e scrittura. Questi permessi sono a livello di archivio. Se io dentro l'archivio di Giovanni ho più cartelle, posso dare i permessi di lettura a qualcun altro, non sulla singola cartella, ma solo sull'archivio. E gli archivi servono anche come destinazione dei job di archiviazione, per cui non posso dire a un job di scrivere in una cartella di un singolo archivio. Devo scrivere in un certo archivio e poi si arrangerà il job a decidere in quale cartella mettere all'interno dell'archivio metterà la mail. La prima grande differenza tra i due prodotti è che in Maestro Server si conteggiano gli utenti, mentre in Maestro SPE vengono conteggiati gli archivi. Per capirci, in Maestro Server io leggerò il numero di utenti, qua, questo, e saprò di quanti utenti ho bisogno. Con Maestro SPE dovrò leggere viceversa il numero di archivi che trovo qua. Questa cosa ha un impatto sul numero di licenze che mi servono, perché, per esempio, io qui ho due archivi, pagherò due licenze, anche se un domani Giovanni lascia l'azienda, ma l'archivio rimane, io continuerò a pagare la licenza per Giovanni anche se non è più in azienda. Con Maestro Server io cancellerò l'utente, l'archivio rimane, ma essendo stato l'utente cancellato, non pagherò più quella licenza. Questa è una differenza importante da tenere presente quando si conteggiano le licenze. Ecco, Maestro Server, noi abbiamo 179 utenti, andiamo nella sezione utenti. Leggiamo questo numero, questo è il tipo di il taglio di licenza che ci serve. Ma gli utenti di Maestro Server cosa sono esattamente? Sono le persone che accedono a Maestro. Quindi se io ho una persona che ha un certo numero di indirizzi di posta, per esempio c'è un alias, oppure l'utente controlla sia il proprio indirizzo che l'indirizzo amministrazione et nome azienda. In questo caso verrà conteggiato un utente solo, perché sebbene ci siano due indirizzi, per Maestro Server vengono conteggiati gli utenti e qui gli utenti che accedono a Maestro, e di conseguenza la licenza che mi servirà sarà una sola. Nel contempo, un utente può avere accesso a più archivi. Anche in questo caso, per Maestro Server, nonostante l'utente possa consultare più archivi, la licenza che utilizzerà sarà una sola. E anche se negli archivi ci sono diverse cartelle, perché in fasi diverse dell'archiviazione ho creato più job che hanno scritto in cartelle diverse, comunque, l'utente che utilizzerò sarà uno solo con Maestro Server. Ecco, qui c'è un esempio proprio preso dal mio utente. Vedete che sebbene io abbia più indirizzi di mail e possa accedere a più archivi, comunque l'utente è uno solo. L'utente è quello che leggiamo qui sopra, con tanto di nome. Gli indirizzi di posta sono scritti più sotto, qui possiamo scriverne N, e gli archivi sono quelli che vedete più in basso. Ecco, questo è l'esempio della mia cartella
nel maestro server qui in ACAB e vedete che ci sono molti indirizzi, molte cartelle, ciononostante il costo è sempre di un utente solo. Il maestro SPE, il discorso è molto diverso. Quello che vengono conteggiati sono gli archivi. Quindi, se decido di archiviare, per esempio, una casella condivisa che è scritta in un archivio separato, o decido di conservare la posta di un utente che non è più in azienda, io comunque continuerò a pagare e pagherò anche per l'utente admin che comunque ha un suo archivio. Vediamo le questioni che si possono presentare in concreto e che mi capita di vedere facendo supporto su Maestor. Diciamo che una persona lascia l'azienda. Abbiamo già detto, con Maestor SPE continua a pagare per il suo archivio, con Maestor Server no. Posso evitare di pagare la licenza con Maestor SPE? Beh, la risposta è dipende. Sebbene io non possa cancellare l'archivio a meno che l'utente non esista, io potrei spostare le mail che si trovano nella casella di Giovanni, per rimanere nell'esempio di prima, e in una casella o utenti non più presenti, in questo caso non pagherei, oppure potrei spostare la posta della persona che ha lasciato l'azienda nell'archivio di un'altra persona, in questo caso non pagherei più la licenza. È vero, però è anche vero che i permessi, come dicevamo, sono a livello di archivio. Se io voglio dare accesso a qualcuno solo alla casella di posta della persona che non c'è più, di Giovanni della situazione, se è tutta nello stesso archivio assieme alla posta di qualcun altro, questo permesso non potrò darlo, dovrò dare accesso alla posta completa presente in quell'archivio. Caso molto frequente. Un altro caso molto comune è quello degli indirizzi condivisi. Io posso impostarli come alias sia in Maestor SPE che in Maestor Server. Diciamo che Giovanna stavolta o Giovanni controllano la posta di info e la posta di segreteria. Ok? Io li metto come alias di Giovanni et nome azienda quando Maestro archivia la posta, inserirà le mail di info e segreteria nell'archivio di Giovanni. La licenza che uso è sempre una, quella di Giovanni. Mi conviene? Non lo so, perché i permessi sono di nuovo a livello di archivio. Se voglio che qualcun altro veda la posta di info, cosa che potrebbe essermi tranquillamente chiesta dal cliente, o di segreteria o di amministrazione, non potrò dargliela senza dare accesso anche alla visualizzazione della posta personale di Giovanni. Potrei travasarla, sì, potrei fare delle copie, è sempre lavoro. In questo caso io potendo preferisco consigliare di comprare una licenza in più per le caselle condivise in modo da non dover poi trafficare spostando mail da una parte all'altra. Un'altra cosa che può succedere è che vengano archiviati per qualche motivo degli indirizzi delle posta indirizzata a indirizzi di mail che non sono tra quelli associati a nessun utente di Maestor. Cosa succede in questo caso? Beh, ci sono due possibilità: posso decidere che non vengano archiviati o posso decidere che vengano scritti in un archivio a parte che si chiama catch all. Anche qui se utilizzo l'archivio catch all con Maestor SPE verrà creato un archivio, verrà usata una licenza. La scelta qual è in questo caso? Ma io direi che se sono indirizzi che non appartengono a nessuno possono anche non venire archiviati. Se poi ci si accorge che in seguito servono, si può creare un utente ed eseguire un'archiviazione di nuovo e verranno associati a quell'utente. Per cui io qui consiglio di non usare l'archivio catch-all. Appunto, come dicevo, una cosa che
causa l'utilizzo di diverse licenze man mano che le persone all'interno delle varie aziende cambiano e si spostano, con Maestro SPE continuerete a pagare la licenza, con Maestro Server no. Con gli indirizzi condivisi il discorso è più o meno lo stesso. Secondo me, piuttosto che risparmiare una licenza e dover poi andare a separare le cartelle, spostare mail da una parte all'altra, avere problemi di gestione dei permessi, piuttosto conviene acquistare una licenza in più per amministrazione, vendite, marketing e indirizzi condivisi vari, in maniera tale da risparmiare poi problemi in seguito. Facciamo un esempio concreto. Diciamo che ci sia un'azienda con 7 dipendenti. Okay? Ciascuno degli indirizzi, ciascuna persona ha sette, pardon, ciascuna delle 7 persone ha un indirizzo con due alias, nome, punto cognome, iniziale, punto cognome e solo nome, etnomeazienda.it. In più ci sono 4 caselle condivise. In questo caso, quante licenze converrà allocare? Allora, le 7 persone, ciascuna di queste avrà un indirizzo per la propria posta, quindi 7 licenze, e io aggiungerei le 4 di info, sales, supporto e amministrazione. Un altro caso possibile e che capita, che si verifica, è quando ci sono diversi job che scrivono nei vari utenti. Anche qui, in questa azienda immaginaria, ci sono 7 persone, ciascuna dei quali ha i soliti due alias, e archiviano dei PST. Se io, archiviando, dico al PST di scrivere nell'archivio di una certa persona, userò la licenza di questa persona. Se invece scrivo in un archivio condiviso con Maestro SP, pagherò di più. Il journaling, di nuovo, è un job, per cui il numero di job non ha nessuna influenza sul numero di licenze. Il journaling non aumenterà il numero di licenze utilizzate. E cosa succede se si passa da Exchange a Office 365? Abbiamo visto che quando viene creato un utente, viene creato anche il suo archivio. Quindi se io creo tutti utenti nuovi, perché la nomenclatura degli utenti è diversa da Exchange a 365, ci si possono anche qui verificare diversi casi, con Maestro SPE, se creerò n utenti nuovi e n archivi nuovi, dovrò tenere presente il limite delle mie licenze, per evitare di pagare il doppio, in buona sostanza. Se invece, passando da Exchange 365, organizzo le cose in maniera tale che gli utenti abbiano lo stesso nome, si creeranno all'interno dello stesso archivio due cartelle di posta con nomi diversi e io continuerò a pagare lo stesso numero di licenze di prima. Bene, spero di avervi dato una panoramica di quello che può succedere quando cambiano licenze, quando si utilizzano Maestro Server, Maestro SPE e su come calcolare quante licenze possano servire. Se ci sono delle domande, sono a vostra disposizione. Vediamo. Allora, Mario chiede cosa succede se un indirizzo di posta di una singola persona è letto da più persone. In questo caso l'utilizzo di licenze sarà identico, non c'è bisogno. Ci sono già i due utenti in Maestor Server, tra cui si comportano in maniera identica, Maestor Server e Maestor SPE. Se i due utenti ci sono già, il fatto che un utente abbia permessi anche sul cartello sull'archivio dell'altro non ha influenza sul numero di licenze.
Bene, non vedo altre domande. Se ve ne vengono in mente più avanti, fatemi sapere, scrivete a supporto, aprite i casi di assistenza, siamo sempre a vostra disposizione. Buona giornata e buon lavoro.